Gabriele Sindona, violino, e Giulio Cantore, la chitarra. Questi sono due bertinonesi. Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata. È la prima serata dell'edizione 2017 che l'Associazione Culturale Francesca Fontana si presenta con la prima iniziativa. È un'iniziativa alla quale abbiamo tenuto molto, perché l'anno scorso ha avuto un buon successo, quindi abbiamo pensato di riproporre queste tre serate un po' sul tema, sulla storia, sul dialetto e alcuni aneddoti della nostra terra. È una serata che svolgiamo in collaborazione anche con l'Associazione Sportiva Culturale Grama, che tra l'altro gestisce anche questi spazi, e con l'Asciur. Stasera ringrazio Anna Fabri, che è Carla Fabri, che è con noi, la presidente dell'Asciur, quindi di una società. Intanto volevo dire che le foto che Radames ha scansionato e ha presentato sono tratte dal libro di Tiziano Costo, Lindo Guerrini e il suo tempo. Allora, noi sappiamo che Lindo Guerrini è nato fuori. Lui scrive testualmente: sono nato, parentesi, ahimè, chiusa parentesi, a Forlì. Poi ritorno ovviamente a Sant'Alberto, e a Sant'Alberto allora si andava in barca per un canale attraverso le paludi, perché l'attuale strada del bosco era impraticabile ai veicoli. Lo troviamo poi a Ravenna nel collegio municipale, dove suo padre lo fece entrare ragazzino, ma dal quale fu espulso nel 1859, aveva 14 anni, quando, dopo la vittoria di Magenta, siamo sempre in primo periodo risorgimentale, in tutta Italia settentrionale e centrale scoppiarono dei tumulti per cacciare i vecchi governi. Olindo Guerrini, 14enne, campeggiò in collegio una sorta di rivolta, come lui dice, a base di colpi di scopo contro gli educatori, e fu cacciato ovviamente dal collegio. Il padre lo inviò presso il Collegio Nazionale di Torino, quindi non vicino a casa, da tutt'altra parte. Dobbiamo considerare allora che da Sant'Alberto andare a Torino era un'avventura vera e propria. Andiamo a Torino, ottenne, pensate, a stento la licenza. Nonostante poi successivamente sia arrivato a dirigere la Biblioteca Universitaria di Bologna, e la Biblioteca Universitaria di Bologna è la biblioteca dell'università più prestigiosa e più antica d'Europa, no? Però da ragazzino sicuramente, come si suol dire, allo studio non prestavo una grande attenzione. Quindi arrivò a stento ad ottenere la licenza e si iscrisse a giurisprudenza all'Università di Bologna, città dove trascorse quasi tutto il resto della vita. Adesso la parola a Galoia. Grazie. Poi questa sera leggeremo un po' dei sonetti romagnoli di Olindo Guerrini. I sonetti di Olindo Guerrini furono scritti in un arco di tempo abbastanza lungo, circa 40 anni. Iniziò verso il 1875-1876 e durò fino al 1916, l'anno della sua morte. Agli amici che insistentemente lo spronavano, gli dicevano: ma là, perché te ne pubblichi tu sonetti, tu poesie? Guerini rispondeva: no, qua va là, un stamparato mi fiore, perché me sono morto. E nel 1920, quindi 4 anni dopo la morte di Olindo Guerini, il figlio Guido, esaudendo il volere del padre, pubblica appunto i sonetti romagnoli a cura della Feltrinelli Editore. Io ho una considerazione: stiamo parlando di un linguaggio dialettale di poesie di oltre 120 anni fa, quando il 95% della popolazione era analfabeta e la comunicazione orale era fatta di parole schiette, di parole tramandate, parole un po' sbucchieri per intenderci. Quindi troverete nei sonetti diverse situazioni in cui ci sono delle parole che oggi magari ti fanno un po' arricciare il naso, eh? Soprattutto nei piccoli paesi del contadino. Allora, un viaggio che Olindo Guerrini fece
diciamo, sponsorizzato, ma forse sponsorizzato non è neanche la parola giusta, dal Touring Club, dall'allora Touring Club. Ed è un viaggio che fecero insieme ad altri amici nel nord Italia, partendo da Sant'Alberto, da casa proprio, e andando verso Bologna, e poi tutta la via Emilia fino a Piacenza, Milano, e poi su, fino praticamente alla cima del Monte Rosa. Poi il ritorno, invece di fare la strada a ritroso, cioè la stessa strada a ritroso, via Emilia, fecero un percorso diverso, passarono nella pianura padana, la pianura lombarda e la pianura veneta, fino ad arrivare a Venezia. A Venezia si imbarcarono in un traghetto e andarono fino a Trieste, poi tornarono giù. Ad Alagna andò subito da bere qui fuori da Sne, de Fasne, de Camos, de Galmontagne, e quanta fosse un stoffo di Gran Magnè a perché sono a bere con de Champagne. Cazzo, pari struisci, bisogna vedere. Convinto, eh? Avete notato come nei versi, in questi versi, compare la predilizione per il lato gastronomico. Il mangiare, il Magnè, insomma. Continuando con la descrizione del percorso delle viate, la scalata fino alla cima del Monte Rosa. E qui sono simpaticissime le considerazioni di Guerrini sulla montagna. Chi? La bella veduta. Ma un po' unito. Un tanta nebbia, ma non questo è un caso. Tanta fatica per pistare la neve. Tanta fatica per trovare il jazz. Le vede, eh? I gosti e i gosti, ma me, per me, hanno troppo tutta questa gran soddisfazione a dire che io che chi è più in elche ne te. Discesa, tappa ad Ivrea e poi Novara, Vercelli, nuovamente a Milano, appunto come vi ho detto prima, il ritorno fecero l'alta Lombardia, poi Brescia, Peschiera, Verona, Vicenza, Mestre, Venezia, dove si sì, a Venezia ammiri il Duomo, appresti i canali con le barche, ma è più bello monumento è la Buscarina. E poi dopo da Venezia partirono per Trieste, imbarcandosi in un traghetto vecchio e sporco, e per finire la strada verso casa, Trieste. Da Ravenna a Rousselet-sur Mille, sempre in bicicletta, e poi abbiamo Fenemo Troisa, che è un vigliato mondo d'una altezza sparvezza sulle piedi. Arrateso ma peste fior d'un che, e calezzò facesso un dietro fronte. E dalla Lombardia fa pure tu co, che attraversesso neanche Venezia. Qui era una grossa manovra, e per questa a se la gambesso per scansare l'intrigo della borbia di Cariaggio e tutto il resto. E se, dopo aver fatto tutti i fatichi, arrivesse un tutt'uffe a Trieste, in dove fa sboccia il nostro buon amico. E quando andavano in montagna, si facevano aiutare, c'erano i gruppi, in questo caso un gruppo di ragazze, che aiutavano i turisti a portare la bicicletta perché pesava sul fiume. Allora, le portatrici. Quel Buteri porteva la bicicletta perché sentì le montagne sopra lo spalle e gli aveva la forza di un cavallo. E il canteva di greppe come galetta. Gli aveva chiuso in fura di fieri stretti, io sturchè che piovostra di cristallo, agli aveva cavelli biondi che tira e tarda, un dal tetto di fiume, quello che vedeva. Tu sei il mio catalano, tu non puoi solo me, spedite le rette, e io una rosa, no, la carana di Dio si può
Te ricordi la mattina? Un turno a portare la bicicletta. Thank you.